Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Solamente due i comuni abruzzesi ancora in zona rossa, è quanto deciso ieri dall'unità di crisi regionale, mentre oggi si attende l'ufficialità per un'altra settimana in cui l'Abruzzo sarà zona gialla. Incoraggiante la situazione di Pescara, che da maglia nera per incidenza del virus è ora la città con meno contagi in Italia. Giuseppe Dintino. Non si attendono sorprese dalla cabina di regia ministeriale di oggi. Con un RT che è sceso allo 0,78 e gli ospedali che continuano lentamente a svuotarsi, resta solo da attendere l'ufficialità per un'altra settimana in zona gialla. Seppure è vero che in due persone di Chieti è stata individuata una rarissima variante egiziana, questa al momento non desta maggiore preoccupazione rispetto agli altri ceppi del virus. Ieri intanto si è riunita l'unità di crisi regionale che ha ridisegnato la mappa dei comuni con massime restrizioni. A partire da oggi sono solo due comuni in zona rossa, entrambi in provincia dell'Aquila, ovvero San Pio delle Camere e Barisciano. Gli unici piccoli focolai che stiamo tenendo comunque sotto controllo, li troviamo in realtà come Palena, Letto Palena, dove ci sono appunto una situazione scolastica che ha provocato qualche primo focolaio. Per il resto abbiamo verificato che ci sono solo due comuni, che sono San Pio delle Camere e Bariciano, nei quali si rende necessario prorogare le misure da zona rossa. Tira un sospiro di sollievo Pescara. Il capoluogo adriatico settimane fa era straziato dai contagi e da qui che la terribile variante inglese si diffuse in tutta Italia. Ad oggi però quella di Pescara è la miglior provincia della penisola per incidenza del virus. I vaccini sono la chiave di svolta, dice il sindaco, ma la differenza l'hanno fatta anche i 37 lunghi giorni in zona rossa. Abbiamo dei numeri incredibili, che ci permettono di guardare al futuro sicuramente con maggiore tranquillità, senza mai abbassare la guardia, però, perché le precauzioni non sono mai troppe con questo virus che è subdolo e pericoloso. Certo è che oggi con la campagna vaccinale funziona bene tutto il percorso per quanto riguarda la lotta al coronavirus, perché noi abbiamo questo centro del Palafiere che oramai viene portato ad esempio in Italia con 24 linee vaccinali dove ci sono 160 persone ogni giorno che operano spesso in maniera volontaria. Quella zona rossa, anche la chiusura delle scuole, in qualche modo questi due elementi hanno attenuato il percorso della variante inglese e quindi in meno di 2 mesi siamo arrivati ad essere la città meno contagiata d'Italia. Restiamo a Pescara, i consiglieri comunali Pignoli e Fiorilli hanno presentato una petizione da inoltrare a Comune e Prefetto in cui si chiedono più telecamere e più controlli a seguito di alcune recenti spaccate. Vediamo. A Pescara servono ancora più telecamere e ancora più forze dell'ordine. A dirlo è il gruppo comunale dell'UDC, che ha raccolto 1.000 firme tra i cittadini di Porta Nuova per chiedere all'amministrazione di intervenire celermente. La sicurezza è una competenza strettamente delle forze dell'ordine, della prefettura, ma il comune è sempre il primo sportello dove i cittadini si rivolgono per poter rappresentare le proprie paure, le proprie istanze, i propri bisogni. E io, insieme all'amico e consigliere Pignoli, che è sempre in mezzo alla gente, e quindi raccoglie prima di tutte queste paure, queste istanze, abbiamo voluto promuovere questa iniziativa raccogliendo più di 1.000 firme per un'esigenza di sicurezza avvertita soprattutto in certe zone della città, firme che gireremo chiaramente al sindaco in quanto primo cittadino, ma soprattutto al prefetto e alle forze dell'ordine perché si adottino al più presto misure atte ad arginare questo fenomeno purtroppo di violenza che in questo periodo di chiusura e di lockdown è stato ancora più accentuato. Il comune da parte sua sta facendo la sua con l'installazione di telecamere, ma è giusto pure che le forze dell'ordine siano molto attente, soprattutto in certe zone della città che purtroppo a volte vengono trascurate. Con la zona rossa si pensava all'incremento delle forze dell'ordine, che il problema sicurezza si attenuava
attenuasse, non è stato così? Evidentemente i fatti dicono il contrario, la gente è allarmata, abbiamo raccolto 1000 firme che corrispondono a 1000 famiglie di Pescara, quindi una famiglia, abbiamo preteso che ogni persona, ogni famiglia apponesse la propria firma, di uno spicchio di Pescara, che è la zona di Porta Nuova, inizio via Terno, quindi la preoccupazione è seria, è tanta, e io e il collega Fiorilli ci siamo fatti portavoce delle problematiche di queste persone, soprattutto degli esercenti commerciali. L'avevamo detto e l'avevamo fatto. Sit-in di protesta dei sindacati di polizia penitenziaria stamani a Vasto, nella zona antistante la casa circondariale. La manifestazione ha avuto lo scopo di stigmatizzare il problema della carenza di organico del corpo di polizia penitenziaria e l'impossibilità per questo di assolvere appieno i propri compiti, aumentando il rischio lavorativo e abbassando i livelli minimi di sicurezza. In particolare nel carcere di Vasto, fanno sapere le sigle sindacali, la carenza di organico supera le 25 unità, una parte del personale operativo nei prossimi mesi andrà in quiescenza. Alcuni poliziotti sono attualmente fuori servizio dopo aver subito diverse aggressioni dai ristretti. La maggior parte degli agenti ha più di 50 anni, non fruiscono di regolare giorno di riposo settimanale e hanno accumulato quasi 10.000 ore di straordinario. Problematiche che pesano ancora di più in piena pandemia da Covid. I sindacati chiedono pertanto all'amministrazione penitenziaria centrale di provvedere al più presto a un congruo piano di assunzioni, anche perché in Abruzzo ci sono altri istituti nella medesima condizione organizzativa. L'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato l'amministrazione comunale di Penne per studiare le mosse tese a scongiurare il taglio di 320 posti di lavoro in Brioni. Intanto domani, in occasione della festa dei lavoratori, le sigle sindacali saranno davanti allo stabilimento di Penne a sostegno dei lavoratori. Il servizio di Stefano Recanati. Dopo aver preso parte alla presentazione del piano industriale 2021-2025 di Brioni presso la sede del MISE a Roma, l'assessore regionale con delega al lavoro Pietro Quaresimale ha incontrato a Penne alcuni componenti della giunta Semproni. Tema principale: scongiurare in tutti i modi l'esubero di 320 lavoratori annunciati dalla stessa azienda guidata dal gruppo Kering. Ricordiamo che i tagli riguarderanno solamente i 3 stabilimenti dell'area vestina, cioè quelli di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona. Durante il confronto l'assessore Quaresimale ha ribadito gli stessi concetti espressi dopo i tavoli ministeriali, ovvero la forte volontà della regione Abruzzo di evitare che questa importante realtà del Made in Italy lasci l'area vestina già duramente colpita dalla crisi e dallo spopolamento. Abbiamo affrontato la vicenda di Brioni, che per l'amministrazione comunale rappresenta una priorità, ha dichiarato l'assessore. Come regione stiamo lavorando in sinergia col Ministero dello Sviluppo Economico per scongiurare i tagli di posti di lavoro. Siamo fiduciosi. A breve incontreremo anche l'amministratore delegato di Brioni, con il quale concerteremo iniziative per chiudere la vertenza. Oltre alla vicenda Brioni sono stati trattati argomenti come politiche sociali e formazione, oltre al tema della valorizzazione dell'artigianato artistico della città. Il sindaco Mario Semproni ha proposto di attivare, attraverso la programmazione europea, corsi professionali per formare giovani artigiani da impiegare nei settori della razzeria e nella realizzazione di pavimenti con la tecnica del coccio pesto. Tornando alla vicenda a Brioni, domani, in occasione del 1° maggio, CGL, CISL e UIL Abruzzo hanno scelto proprio Penne come luogo simbolico per celebrare la festa del lavoro. I segretari Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo saranno davanti allo stabilimento Brioni in via Fonticoli per un presidio per il lavoro e contro le crisi industriali. La scelta della Brioni di Penne, dicono i 3 segretari, non è casuale. In ordine temporale è l'ultima grande crisi di una lunga serie che si sono aperte sul nostro territorio e il numero di esuberi annunciato, ben 320, è davvero pesante. Saremo al fianco dei lavoratori per ribadire che l'Abruzzo si cura con il lavoro, allineando così questa giornata a quella nazionale, che avrà per slogan l'Italia si cura con il lavoro. La pandemia da Covid ha marcato i primi 6 mesi di mandato dell'amministrazione di Pangrazio d'Avezzano. Il sindaco ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza bis. Ascoltiamolo.
Siamo stati dalla mattina alla sera dentro al comune, abbiamo lottato con tutte le nostre forze per la questione sanitaria, vi ricordate l'ordinanza che feci immediatamente per commissariare dopo solo 2 giorni la casa di riposo, fu un provvedimento che non mi risulta abbiano nemmeno le regioni avuto il coraggio di adottare, noi abbiamo adottato e abbiamo stoppato un focolaio importante che veniva dalla casa di riposo, poi abbiamo fatto screening, abbiamo fatto aperto un centro vaccinale, ci siamo praticamente messi a disposizione della città sostituendoci molte volte anche all'ASL. Abbiamo combattuto per avere attenzione, c'è stata all'inizio una grossa disattenzione da parte dell'ASL, tutti i cittadini lo sanno quello che stava succedendo, abbiamo cercato di invertire la rotta, ancora una volta richiederemo e stiamo richiedendo il modulo di 15 posti di terapia intensiva che non è ancora arrivato, ma a questo riguardo invito la Regione a fare un passo in avanti e non un passo indietro, perché la ASL mi risulta ha fatto questa richiesta. E poi c'è il problema del funzionamento del Panther, siamo riusciti finalmente a ottenere il macchinario, ma un macchinario che opera con 110-120 tamponi al giorno, soddisfa sì l'ospedale di Avezzano, ma doveva essere pronto per recepire tutta la Marsica. Quindi su questo non, le idee chiare non ci sono da parte nostra di conoscere chi è il vero responsabile, chi sta giocando perché ad Avezzano non arrivano i reagenti e che non si facciano 500-600 tamponi. Abbiamo fatto di fatti una videoconferenza dove il dottor Letta si è messo a disposizione della città per difendere i diritti della città e quindi aiutarci. Non era chiaramente il problema treno veloce Pescara-Roma con il raddoppio delle linee, ma era anche il sostegno che ci deve dare per la ZES, la zona economica speciale, e per il TNT, e cioè quel percorso che da Barcellona va in Oriente, però non è stato ancora incluso il porto di Ortona nel regolamento europeo. Presentato questa mattina il nuovo sito del comune di Pescara, dopo il raddoppio degli accessi online, l'amministrazione ha deciso per un ammodernamento. Vediamo. Gli accessi al sito del comune di Pescara in un anno sono raddoppiati e ora l'amministrazione ne ha fatto uno nuovo. È online da oggi e tramite lo sportello polifunzionale si potrà accedere a oltre 700 istanze. Al momento il vecchio sito rimane comunque fruibile fino a quando tutti i contenuti saranno spostati su quello nuovo. La transizione digitale a Pescara è già realtà, ha detto l'assessore Seccia. Un sito che praticamente si adegua a quelle che sono le normative AGID che obbligano gli enti locali ad effettuare degli adeguamenti in relazione alla trasparenza e alla facilità di accesso. Questo sito ovviamente rappresenta quello che detta la norma in tal caso, anche perché nell'ultimo anno si è avuto praticamente un raddoppio degli accessi da 50 a 91.000 quasi, quindi quasi il doppio, e vogliamo mettere in condizione tutti i cittadini di Pescara di digitalizzare i propri servizi attraverso questo strumento, con la diffusione anche dello SPID, che è il sistema di identità digitale, che permette anche di effettuare quelle che sono le richieste di certificate, ad esempio dalla cosa più banale a qualsiasi altro servizio che è fornito dal Comune di Pescara. Quanto costa riammodernare il sito? Sono, ripeto, risorse interne che sono state prodotte da personale interno, quindi praticamente viene prodotto nei termini in cui ovviamente vengono pagati gli stipendi dei nostri dipendenti, quindi un orgoglio doppio per la città di Pescara, perché dimostra che internamente ha delle risorse importanti che può essere messa in produzione per beneficio del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Da domani, 1 maggio, nelle edicole delle 4 province abruzzesi sarà distribuito un nuovo giornale, La Città Quotidiano d'Abruzzo. Il quotidiano La Città è nato a Teramo 15 anni fa per raccontare storie della provincia, ma da domani diventa regionale con pagine anche nazionali. Tania Bonici Castelli.
La città quotidiano della provincia di Teramo si regionalizza e diventa quotidiano d'Abruzzo. Dal 1 maggio nelle edicole dell'intera regione gli abruzzesi troveranno questo nuovo prodotto editoriale con il suo inconfondibile logo e con tante pagine dedicate alle quattro province, alle notizie nazionali, allo sport, alla cultura, un occhio particolare anche all'economia, alle aziende e al lavoro. Non è casuale la scelta della data del 1 maggio per questa rinnovata ripartenza. È una nuova sfida, è una nuova bella vittoria, quella che possiamo dire di portare avanti in un momento in cui la carta stampata, come è noto, ha un flusso non proprio positivo. Ecco, l'editore Gian Piero Ledda crede nella carta stampata, crede nell'informazione cartacea ed è per questo che abbiamo deciso di fare un passo in avanti, oltre l'ostacolo, e quindi il nostro quotidiano, appunto da domani, 1 maggio, verrà distribuito nell'intera regione Abruzzo, peraltro con un numero speciale dedicato all'Abruzzo che lavora, e chiaramente ci saranno anche le notizie di cronaca come sempre, ricordando che il nostro quotidiano, composto da 40 pagine, si occupa di politica, di attualità, di cronaca nazionale, regionale e ovviamente del territorio, in questo caso della provincia di Teramo, di Pescara, L'Aquila e Chieti. Una cosa importante da sottolineare è che il nostro quotidiano vuole essere un punto di riferimento dell'economia, del territorio, della crescita della regione Abruzzo ed è per questo che abbiamo scelto di ampliarci all'intera regione. Abbiamo deciso di portare il prezzo del giornale ad 1 euro, ma questo perché? Proprio perché sia un'occasione davvero per tutti di poter leggere il giornale. Con questo nuovo giornale regionale l'idea dell'editore della città quotidiano d'Abruzzo, Gian Piero Ledda, è quella di offrire agli abruzzesi pagine che facciano riscoprire il piacere della lettura lenta e ragionata. Nella giornata del 1 maggio il giornale sarà distribuito gratuitamente. La pagina dello sport è rifinitura nel Salernitano per il Pescara che poi raggiungerà Cosenza domani ore 14 al San Vito Marulla, una gara da vincere a tutti i costi per sperare ancora di raggiungere i play-out. Il servizio. È la partita del non ritorno per il Pescara. Domani alle 14 al San Vito Marulla contro il Cosenza i biancazzurri avranno l'obbligo della vittoria per restare in vita, sperare in una rimonta che avrebbe del miracoloso e dare un senso alla partita successiva, altro scontro diretto con la Reggiana. Il Pescara è partito ieri pomeriggio, sosta intermedia con rifinitura odierna nel Salernitano e poi di nuovo in viaggio verso Cosenza. Dei giocatori positivi al Covid, 3 si sono negativizzati, ma il solo Seter fa parte della comitiva. Nulla da fare per gli altri e anche in chi è partito vanno fatti dei distinguo. Ci sono Tabanelli e Bocchetti che però non giocano da un pezzo e la loro disponibilità è limitatissima. C'è De Sena, il quale contro l'Entella ha avuto un riacutizzarsi del problema muscolare che lo tormentava ed è difficile vederlo in campo dal primo minuto. Le buone notizie sono i miglioramenti di Sorensen e Maestro, il difensore danese però potrebbe lasciare ancora spazio a un Gut che dà garanzie e la difesa vista con l'Entella va verso la conferma. Il centrocampista può strappare una maglia da titolare e potrebbe giocare a sinistra nel tridente al posto di un Capone che è tornato quello abulico ante Pisa. A destra spazio a Galano, match winner dello scorso campionato, al centro Odgaard. In mediana potrebbe toccare ancora Macin Rigoni con Valdifiori in regia in caso di forfait di De Sena. Se Grassadonia fa ancora una volta la conta, non mancano grattacapi anche per il tecnico dei Silani Roberto Chiuzzi, la cui panchina ha vacillato e non poco a seguito della serie aperta di 3 sconfitte consecutive. La società alla fine ha ribadito la fiducia all'artefice della salvezza miracolosa dello scorso luglio, ma ora anche il Cosenza ha bisogno urgente dei 3 punti. I problemi principali sono al centrocampo, out lo squalificato Sciaudone e gli infortunati Bittante, Gerbo e Pietrucci. Nelle 3-4-3 in grosso Ida e Legittimo saranno i difensori, in mediana Corsi e l'ex Crecco gli esterni, in mezzo Ba e Conè, in avanti sicuro gli Ozzi, dubbi per chi lo supporterà, Tremolada e Carretta sono in calo e uno di loro potrebbe partire dalla panchina. Oltre all'1-2 dello scorso campionato, in precedenza il Pescara aveva espugnato il San Vito nel novembre 98, 1-5 con De Cagno in panchina e soprattutto nel giugno 94 con quello 0-2 che coronò la rimonta salvezza con Giorgio Rumignani in panchina e Andrea Carnevale nelle vesti di implacabile goleador. Nel novembre 2009 l'ultima sconfitta in C1 per 2-1, più in generale in terra silana il bilancio è di 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte.
Serie C nel pomeriggio, penultima seduta settimanale per il Teramo che prepara la partita dell'ultima di campionato con la Viterbese. Il tecnico Paci recupera Santoro, Ilari e Tentardini e potrebbe lanciare dal primo minuto Bellucci, viste le assenze certe di Trasciani e Diachite e le condizioni non ottimali di Vittorini e Lasic. Il Teramo punta al settimo posto e anche di questo ha parlato l'attaccante Daniel Birligea. Ci sono tante, parecchie combinazioni per l'ultima giornata di campionato che restituirebbero o un Teramo-Palermo o un Palermo-Teramo, il che per te inevitabilmente sarebbe una partita particolare. Sì, sì, è una bella partita, cioè, è bello sempre giocare con le ex squadre, comunque far vedere che ti hanno cresciuto e magari in un certo senso ti hanno perso, ma magari non per colpa loro, e comunque è anche una cosa per me, non per il Palermo, ma comunque per farmi vedere e aiutare la squadra, quindi sì, è una bella partita. C'hai quasi un qualche rimpianto per te, sul piano fisico, qualcosa? Dimmi. Uno fisso c'è, dai, la gamba che mi ha abbandonato per 2 mesetti, però diciamo che abbiamo ripreso mano e speriamo che non succeda più. Ci volevano questi 60-70 minuti, quanto 68, qualcosa del genere. Ci volevano comunque, no, arrabbiato no, perché comunque è entrato il mio compagno che aveva più forze per dare quel coso che serviva nei ultimi minuti. Io sì, sto bene, si è visto anche le ultime 2 settimane che comunque sono rientrato bene, anche negli allenamenti sto bene. Sì, ci sono i playoff che comunque voglio dare tutto. Prima però del playoff c'è l'ultima partita, che comunque sono 3 punti importantissimi. Noi crediamo fino al settimo posto e c'è comunque una buona percentuale che possiamo arrivare. Comunque il Francavilla non penso che regalano 3 punti così facile. Comunque ci saranno dei ragazzi che combatteranno fino alla fine e comunque sono gli ultimi 90 minuti della stagione e penso che si vorranno far vedere. E quindi cioè, noi, cioè, o almeno io penso, cioè, spero che arriviamo, che succeda il miracolo, che comunque non miracolo ma comunque succeda qualcosa, che possiamo arrivare settimi, ottavi, che ci dà una mano in più. E ora il ciclismo, tanto Abruzzo nel Giro d'Italia che inizierà l'8 maggio, domenica 16, tappa di montagna tutta nella nostra regione, la Castel di Sangro Campo Felice con 3 Gran Premi della montagna, l'arrivo in salita caratterizzato da un tratto disterrato. Di questo abbiamo parlato ieri nel corso della trasmissione Velo con il sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano. Questo è lo scenario, abbiamo ancora tanta neve. Su quella zona di Campo Felice insiste sul territorio di Rocca di Cambio e stiamo lavorando appunto per preparare la strada che poi porta su all'arrivo a 1560 metri, e stiamo lavorando sulla risalita della strada cercando di compattare, di togliere neve. Ci sono circa ancora sulla parte alta 2 metri di neve, pertanto abbiamo lavorato con i gatti delle nevi, abbiamo pulito quasi tutta la strada, adesso ci dedicheremo al fondo stradale per compattarlo bene. Ma l'idea sì, è di Andrea Mammarella, è nata l'anno scorso durante il mese di settembre, ci siamo visti e abbiamo parlato un po', poi a lui è venuta l'idea di arrivare lì su questo sterrato in quota. E è stato accettato un po' da tutti. All'epoca ne parliamo sia con la stazione di sci Campo Felice, con i proprietari, col comune, con gli amministratori ne ho parlato io, e l'idea di Andrea poi alla fine l'abbiamo portata, diciamo, a termine, e abbiamo deciso di fare questo sterrato, anzi addirittura si voleva arrivare un po' più su, proprio al valico della Brecciara, che poi non abbiamo abbandonato l'idea perché non c'era molto spazio lì d'arrivo quello sulla Brecciara. Invece qua sotto c'è più spazio, mancano 400 metri per arrivare su, però è bellissimo anche qui. E con Andrea e con
Lallini l'anno scorso, decidemmo di fare questo, di provare questa, questa avventura, e adesso siamo alla parte conclusiva e speriamo di riuscire e di fare bella figura. Nel 2012 arrivò il giro a Rocca di Cambio, eravamo in subito dopo il terremoto e sfruttammo quell'occasione per rilanciare il paese che praticamente era chiuso, era abbandonato dopo la pandemia. Lei deve considerare che la stazione di sci quest'inverno è stata chiusa, eh? Pertanto una stazione di sci dove sabato e domenica vengono 10.000 visitatori, tenerla chiusa è stato un grosso danno. E questa opportunità di fare la tappa, di dare visibilità, di far capire che ci stiamo muovendo per cercare di ritornare alla normalità potrebbe essere il giusto veicolo. Gli appuntamenti del weekend per il calcio a 5 e la pallavolo. Per il calcio a 5 si concluderà domani la stagione regolare in Serie A. L'Acque Sapone Unigrosso, ormai seconda, sarà di scena alle 18 a Catania. Stesso giorno, stessa ora per la già retrocessa Color Max Pescara, che al Palarigopiano riceverà Eboli. Fermi tutti i tornei in attesa dei playoff. In programma solo il recupero in A2 femminile tra Sassoleone e Orione Avellino. Vezzano, anteprima di un match che si ripeterà in chiave play-out per decretare quale delle due resterà nella categoria. Per quanto riguarda il volley, i riflettori puntati su un'unica abruzzese in campo, l'Abba Pineto, che domenica alle 18 al Pala Santa Maria affronterà in gara 2 dei quarti di finale di A3 il Motta di Livenza. I trevigiani hanno vinto 3-1 il primo confronto. Per sperare nella bella del 5 maggio, il sestetto di Rosichini ha l'obbligo di vincere con qualsiasi punteggio. In B1 femminile, nell'ultimo recupero ininfluente, la Teatina ha perso 3-0 a Sant'Elia. E prima di chiudere, una notizia di cronaca appena giunta in redazione: incidente mortale sull'autostrada A25 Pescara Roma nel territorio comunale di Cepagatti in provincia di Pescara. Lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un autotrasportatore. Il tratto dell'autostrada tra Villanova e Chieti al momento è chiuso al traffico. Sul posto ci sono i mezzi di soccorso, vigili del fuoco e la polizia stradale. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.